Buonasera e bentornati a Dottor Starbene, la trasmissione della WISP Abruzzo Molise, sempre qui negli studi di TV6. Questa è la trasmissione nella quale vogliamo parlare di cura e dove vogliamo che il benessere dia del tuo alla medicina. Come sempre qui con me in studio il dottor Alessandro Labarba, benvenuto. Buonasera Incoronata, buonasera a tutti quanti voi. Grazie per essere qui insieme a me, il dottor Labarba mi fa compagnia in questa trasmissione e passo subito a presentarvi e salutarvi l'ospite di oggi che abbiamo in collegamento ed è il dottor Danilo Buca, ginecologo. Dottor Danilo Buca. Buonasera e grazie per avermi invitato a fare questa chiacchierata con voi oggi. Grazie a te per aver accettato l'invito ed essere qui con noi oggi. Allora, cominciamo subito ed entriamo nel vivo di questa conversazione. Il dottor Danilo Buca fa parte di un'equipe di ricercatori che ha concluso da non molto tempo uno studio molto importante che è stato anche oggetto di una pubblicazione su una rivista di medicina specializzata in ginecologia e ostetricia americana e che parla appunto di quelli che sono gli effetti o i rischi da parte delle gestanti, quindi delle donne in gravidanza, che ahimè vengono colpite dal Covid. Danilo, ce ne parli un attimo tu di questa ricerca? Sì, certo. Quello che fa piacere è che proprio l'Università di Chieti e la nostra clinica, coordinata dal professor D'Antonio e il professor Liberati, abbiamo messo in su questo studio che ha coinvolto 73 centri in giro per il mondo, perché giustamente con l'inizio di questa pandemia anche noi ginecologi ostetrici abbiamo avuto, ci siamo cimentati in pazienti affette da Covid. Più che altro voglio dare soltanto qualche notizia anche per rassicurare, diciamo, le gestanti. Innanzitutto la gravidanza non è una condizione che mette le donne a un maggior rischio di contrarre questa malattia. Tantomeno non ci sono ulteriori raccomandazioni da seguire oltre quelle già valide per la popolazione generale per evitare di poter contrarre la malattia. Fortunatamente anche nelle donne gravide che contraggono il Covid, in oltre il 90% dei casi l'infezione decorre in maniera asintomatica, mentre nel 10% delle pazienti che mostrano i segni e i sintomi della malattia, fortunatamente molto spesso i sintomi sono quelli della tosse e della febbre. Dallo studio che abbiamo condotto noi, anche qualcosa per assicurare alle donne, non c'è un maggior rischio d'aborto. Sembrerebbe soltanto che nelle pazienti che hanno la necessità di ospedalizzazione, e noi alcune ce l'abbiamo avute, oppure che hanno dei sintomi gravi della malattia, ci può essere un maggior rischio di un parto prematuro o di una mortalità prenatale, ma questo è dovuto più che altro alle condizioni di salute della mamma. Tantomeno anche il rischio di trasmissione della malattia al neonato è molto basso, si stima che sia circa intorno al 3%. Infatti non è l'infezione da Covid non è neanche una controindicazione all'allattamento al seno, tantomeno allo skin to skin. Infatti, diciamo, anche queste pazienti che contraggono l'infezione, una volta risolta, comunque proseguono i loro controlli rutinari della gravidanza, non c'è bisogno di un monitoraggio particolare, e poi il parto avverrà al momento che la natura ha stabilito. Quello che volevo precisare, due piccoli concetti, che non è neanche un'indicazione a un espletamento del parto mediante un taglio cesareo, quindi queste donne possono tranquillamente partorire per via naturale, e mentre un dibattito dell'ultimo periodo è quello in merito alla vaccinazione. In merito a ciò ci sono delle opinioni un pochino contrastanti, e questo dipende dalle società scientifiche. Abbiamo un atteggiamento più prudente da parte delle società scientifiche europee, mentre per ciò che riguarda le società scientifiche americane, in cui la vaccinazione alle donne in gravidanza non è controindicata, ma più che altro è bilanciata dal fatto se ci sono i rischi
di una possibile infezione dovuta all'esposizione professionale, perché in quei casi assolutamente, diciamo, loro non negano alle donne gravide di vaccinarsi. E proprio dei dati usciti pochi giorni fa su un campione di 10.000 donne in gravidanza che hanno effettuato la vaccinazione ci hanno detto che comunque non ci sono state delle reazioni gravi, tantomeno sembrerebbe che il vaccino possa avere una sindrome malformativa per ciò che riguarda lo sviluppo del feto. Sicuramente sono dati preliminari, però ci fanno guardare a un'ottima prospettiva, a un futuro a breve termine. Va bene, quindi però diciamo che poiché le vaccinazioni vanno avanti a step, per cui solitamente la donna in gravidanza appartiene a quella fascia di età che al momento non è interessato, comunque non è prioritaria per la vaccinazione, diciamo che forse c'è la possibilità di procedere a fare anche altre verifiche e quindi ad avere un dato un po' più consistente dal punto sotto il profilo scientifico. Allora, intanto possiamo rassicurare le donne che aspettano un bimbo, quindi le gestanti, le donne in gravidanza, che insomma questo Covid non è una situazione particolarmente grave o complessa per loro, ovviamente utilizzando quelle che sono le misure di attenzione e di sicurezza che dobbiamo un po' utilizzare tutti. Passiamo a un'altra domanda. Che cosa è e quanto è importante la diagnosi prenatale? Ok, innanzitutto per diagnosi prenatale noi intendiamo un insieme di indagini strumentali e di laboratorio che sono volte a monitorare lo stato di benessere del feto durante il corso della gravidanza. Infatti hanno proprio lo scopo di andare a individuare quelle patologie che possono interessare il feto su una base genetica cromosomica, infettiva o iatrogena. Classicamente, quando è che si parla di diagnosi prenatale, si va a pensare a quali sono le indagini che ci possono essere utili per valutare o meno se quel feto possa essere affetto da una patologia cromosomica o genetica. E questo è quello che alle pazienti viene proposto nel primo trimestre di gravidanza, che è quella fase iniziale della gravidanza in cui ci sono dei test che possono essere consigliati alle pazienti per valutare in una popolazione a basso rischio quali sono quelle gravidanze che possono essere complicate da una patologia cromosomica. Un tempo, quando si pensava a questo, si era con un occhio sempre rivolti alla classica amniocentesi, mentre negli ultimi anni sono stati approvate anche altre tecniche meno invasive. Infatti, proprio una scoperta degli ultimi anni, un tipo di indagine che sta prendendo sempre più piede, è quella della ricerca del DNA fetale. Che cosa significa questo? Che noi nella gravidanza iniziale, attraverso un prelievo di sangue che facciamo alla mamma, possiamo individuare il DNA circolante del feto e andare a valutare se è positivo o meno per alcune patologie cromosomiche più rilevanti, come ad esempio fra tutte la sindrome di Down, con un'accuratezza diagnostica del 99,9%. Non è il 100% che ci dà una diagnosi invasiva, però è un'accuratezza diagnostica estremamente elevata che non sottopone la mamma a un ipotetico rischio di aborto dovuta alla procedura invasiva stessa. La cosa importante è che dobbiamo sempre fare con la coppia è un accurato counseling, perché noi possiamo individuare soltanto alcune patologie che il feto può contrarre, anche se comunque negli ultimi anni stiamo facendo dei grossi passi in avanti, e questo ci fa guardare al futuro sempre con un'ottica più rassicurante. Inoltre poi ci sono anche alcune patologie su base ad esempio infettiva che possono essere diagnosticate già dentro la pancia della mamma, che ci permettono anche di attuare già durante la gravidanza una cura farmacologica e anche in modo di programmare il parto, il luogo e le modalità dell'assistenza al parto stesse.
Senti Danilo, ora ti faccio una domanda forse un po' scomoda. All'esito di queste diagnosi prenatali, che come hai molto bene spiegato servono appunto per individuare o verificare se ci sono alcune patologie praticamente nel bambino, nel nascituro, qual è l'incidenza da parte della madre o dei genitori di convincersi ad operare un'interruzione di gravidanza rispetto a un certo tipo di diagnosi? Allora, la cosa che mi preme dire è che innanzitutto noi medici non abbiamo... mi sentite? Sì, ti abbiamo perso sullo schermo, però ti sentiamo, quindi okay, puoi okay. parlare, perfetto. Ok, innanzitutto che noi ginecologi non abbiamo assolutamente il compito di giudicare i genitori in base alle scelte che prendono, ma il nostro compito è quello di accompagnarli in qualsiasi decisione loro vogliono seguire. Però la cosa importante è, come già detto prima, l'adeguato counseling, perché noi alla mamma possiamo dire ok, il bambino ha sindrome TOT, ha patologia X, però la cosa che chiederà sempre la mamma, a prescindere da qual è la patologia che interessa il bambino, è come starà questo bimbo una volta che nasce. Una volta che viene questo spiegato in maniera corretta, la coppia, perché questa qui è la prima volta che due persone si trovano a decidere per la vita di un'altra persona, decidono con assoluta tranquillità qual è la scelta migliore per quel bimbo. E quindi è anche brutto parlare di incidenza, di decisioni che prendono, perché ogni coppia c'è il suo vissuto, e quindi visto che parliamo comunque di vite umane, si decide di volta in volta con la massima serenità, spiegando tutto il percorso e le varie opportunità ai genitori. Quindi voi oltre a fare i ginecologi, tu oltre a fare il ginecologo devi fare anche una diciamo bella azione, operazione di counseling, di consigliatore psicologico per la coppia, insomma. È fondamentale, perché da quella che è la mia breve esperienza, i pazienti non se la prendono con i medici se qualcosa va male, perché noi non siamo delle macchine, quindi dentro di noi l'errore è intrinseco. La gente se la prende col medico quando non si parla ai pazienti. Se noi parliamo ai pazienti e con estrema chiarezza, semplicità, spieghiamo le situazioni, si arriva comunque sempre alla scelta migliore per quella coppia. Allora, prima hai parlato di terapia farmacologica già in utero. Ora, e quindi ultimamente si parla sempre di più di medicina fetale e addirittura di interventi che si possono operare già dentro la pancia della mamma. Che tipo di evoluzione abbiamo avuto? Quando si interviene? Con quali modalità? Ok, quindi una prima parte della tua domanda è quella della medicina fetale, che più che altro è giusto chiamarla medicina materno-fetale, perché noi medici ostetici abbiamo la gestione dei problemi di salute che possono interessare il feto durante la gravidanza, ma anche la mamma. E negli ultimi anni ci sono sempre più patologie che si insorgono in gravidanza, basti pensare all'insorgenza del diabete gestazionale, che ha una prevalenza del circa il 16% nelle donne gravide, o dell'ipertensione gestazionale. E questo accade per due motivi. Innanzitutto noi ci abbiamo a trattare sempre pazienti che hanno delle patologie più complesse, perché in passato le veniva sconsigliato di avere una gravidanza, oppure non c'erano proprio le terapie che permettevano a queste donne di arrivare a un'età fertile. E poi, visto che negli ultimi anni l'età del primo concepimento si è sempre spostata più in là, ci sono sempre più patologie che possono complicare il decorso da parte della mamma della gravidanza. Mentre per ciò che riguarda il feto, grossi passi avanti sono stati fatti anche per ciò che riguarda una chirurgia mini invasiva, perché noi molto spesso ci troviamo davanti a dei bambini
che hanno la necessità di affrontare delle patologie quando sono ancora nella pancia della mamma. E quindi c'è in alcuni centri specializzati la possibilità di effettuare anche degli interventi mini-invasivi. Ci sono delle tecniche che ormai sono abbastanza consolidate, e tipo abbiamo quelle che sono rappresentate dalle trasfusioni di sangue o di piastrine per alcune patologie già attraverso il cordone ombelicale dentro la pancia della mamma, oppure una degli interventi che più viene eseguito è quello che può coinvolgere alcuni tipi di gravidanze monocoriali, vuol dire i classici gemelli identici che hanno una stessa placenta. A volte questi feti possono avere una placenta che non ha dei corretti scambi da ambedue le parti, quindi si introduce attraverso la pancia, dentro l'utero della mamma, uno strumento che è chiamato fetoscopio, che ha una piccola telecamerina che ci permette di andare a coagulare queste comunicazioni anomale fra i due vasi. Mentre ci sono anche altri tipi di interventi chirurgici che possono essere fatti sui feti dentro l'utero, ma anche se sono soltanto da riferire in alcuni centri specializzati. Quello che mi viene in mente, che ogni tanto pure se ne sente ai telegiornali, è quello, diciamo, sulla correzione della spina bifida, che è una malformazione che in alcuni casi può inficiare proprio la sopravvivenza di questi neonati una volta nati, che prevede proprio durante la gravidanza un'incisione sulla pancia, un'incisione dell'utero e la riparazione, aprendo proprio l'utero, di questo difetto anatomico da parte del neurochirurgo per poi proseguire la gravidanza. Diciamo, sono dei piccoli passi avanti che stiamo facendo, ma sono sempre più le patologie che vengono trattate. Soltanto che fortunatamente, da un lato vengono fatti soltanto in pochi centri, però dall'altro abbiamo anche la fortuna di dover dire che molte di queste patologie sono estremamente rare, poco frequenti, e quindi vengono viste poco, e speriamo di riuscirle a vedere di meno o riuscire a trovare sempre più una soluzione adeguata per poterle trattare. Danilo, scusami, ma i primi centri specializzati per fare questo tipo di interventi dove li troviamo? Allora, in Italia, come centri che adesso effettuano una terapia in utero per ciò che riguarda la patologia gemellare, ce ne sono un paio, e dovete tener conto che questi centri non vedono più di 30 bambini, di 30 gravidanze l'anno che trattano. Noi speriamo che anche a Chieti possa essere il primo centro al centro sud che tratti questo tipo di patologie, perché abbiamo un collega arrivato da poco, il professor D'Antonio, che lui è stato tanti anni all'estero e era proprio specializzato nel fare questo tipo di interventi. Quindi speriamo che da qui a poco riusciremo anche per tutte le donne, le mamme del centro sud che hanno questo tipo di problemi, a riuscire a dare una soluzione senza dover allontanarsi molto di casa o in alcuni casi andare anche all'estero. Ce lo auguriamo tutti, dottore. Io vorrei porle una domanda che riguarda il mondo della contraccezione. E negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede il NuvaRing, questo piccolo anello in PVC che rilascia estrogeni e quindi fa la stessa funzione della pillola contraccettiva. E vorrei girarle questa domanda che molto spesso ci viene fatta in farmacia. Questo anello ha delle controindicazioni? Può essere usato in qualsiasi caso, da una determinata età, anche in età, insomma, adolescenziale, o può essere usato allo stregua della pillola contraccettiva classica? Allora, sì, è da premettere che non esiste un metodo contraccettivo migliore dell'altro. Esiste il metodo contraccettivo che meglio si adatta a quel tipo di paziente. Infatti, quando è che si fa un counseling con una terapia contraccettiva, non si parla solo di pillola, ma si parla di tutti i vari metodi che noi abbiamo a nostra disposizione. In merito all'anello vaginale, che io personalmente utilizzo molto, è da premettere che ha la stessa efficacia contraccettiva della pillola, quindi non è
che chi ha, utilizza l'anello ha un rischio di una gravidanza indesiderata più alto. No, assolutamente. Anzi, è proprio da non c'è un limite di età, e anzi, come dicevi tu, è proprio da, io lo preferisco proprio nelle ragazze in età adolescenziale. Per alcuni semplici motivi. Il primo di tutto è che va inserito in maniera molto semplice in vagina, va lasciato per 21 giorni e quindi anche una ragazzina in età adolescenziale non c'ha neanche quella preoccupazione di ricordare di assumere ogni sera la pillola. Aumenta la confidenza del paziente sicuramente. La compliance è buona, infatti molte all'inizio sono preoccupate, chissà questo anello può dar fastidio, no, ma appena posizionato, se posizionato in maniera corretta, è come se non ci fosse. Può essere tenuto anche durante un rapporto, lo si può lasciare anche in vagina, oppure può stare fuori fino a 30 minuti, un'ora, poi sciacquato e rimesso tranquillamente. Quindi questo è qualcosa che anche le ragazze molto giovani preferiscono, sia per facilità di assunzione e sia per un elevato profilo di sicurezza del metodo. Allora Danilo, siccome siamo quasi in chiusura, io ti faccio soltanto una domanda e ti prego di darmi una risposta molto semplice ma anche molto, come dire, contratta. Ginecologia o ostetricia? Sono due branche molto simili, che vanno di pari passo, però sono differenti. In cosa? Assolutamente, per ciò che riguarda l'ostetricia, come abbiamo parlato, si occupa di tutto ciò che riguarda la salute della mamma e del bambino in gravidanza. Per ciò che riguarda la ginecologia, il ginecologo è quel medico che segue la donna dall'adolescenza fino diciamo all'età senile della paziente. Infatti in ogni fascia di età ci sono delle patologie che comunque possono interessare l'ambito ginecologico. La cosa importante per ciò che riguarda la ginecologia, che sempre io dico alle pazienti, è effettuare dei controlli periodici, poiché ci sono tante patologie ginecologiche, ad esempio quelle tumorali, che molto spesso non danno manifestazione di sé fin quando non arrivano in uno stato avanzato della malattia, e poi rappresentano dei tumori che, ahimè, più frequentemente possono colpire le donne. Quindi senz'altro il consiglio è di fare dei controlli annuali, e poi anche il ginecologo è quella figura che durante la visita parla con la paziente, chiede se ci sono, se ha notato dei cambiamenti anche su qualcos'altro che va al di là dell'apparato suo riproduttivo. Quindi a me piace definire il ginecologo come quella figura che accompagna una donna durante tutta la sua vita. E quindi, come tutti i medici, il quadro anamnestico generale è fondamentale poi per fare una diagnosi. Benissimo, allora ora passo la parola a te Alessandro, perché ci presenterà in questa tua rubrica la Wix Fake cosa hai scovato per noi questa settimana. La notizia di oggi è circolata sui diversi quotidiani, tra cui il più importante, che adesso vediamo anche in sottofondo, è Il Sole 24 Ore, e parla di un fantomatico e miracoloso spray nasale capace addirittura di uccidere il virus del Covid-19 con 3 spruzzi al giorno. Purtroppo la cosa non è vera, l'unica barriera protettiva che oggi abbiamo a disposizione contro il Covid è la mascherina, quindi non fatevi ingannare da queste notizie, che servono solo per distogliere l'attenzione e per fare vendite chiaramente, e proteggiamoci con le mascherine, ed questa è la cosa fondamentale. E quale tipo di mascherina? Possibilmente le FFP2 sono sicuramente ad oggi le più valide. Benissimo, allora anche questa settimana insomma ci hai regalato questa chicca che sembrava tutto così semplice. Siamo giunti al termine di questa nostra puntata, io ringrazio e saluto il dottor Danilo Buca.
Grazie Sì, Danilo. arrivederci, grazie. Grazie a Arrivederci, voi. dottore. Arrivederci. Grazie, grazie della tua partecipazione, della tua presenza. Grazie a te, Alessandro. Grazie a e voi. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Dottor Stabene, sempre qui negli studi di TV6. Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa. Arrivederci.